gli accenti su un altro aspetto, l'organizzazione di gioco. E se parliamo di organizzazione di gioco, automaticamente diamo meriti a Eusebio Di Francesco. Non è che ne abbia bisogno, però siccome sento e leggo delle critiche a volte un po' speciose nei suoi confronti, io vorrei ribadire un concetto che ho già espresso in questa sede in altre occasioni, ma come si dice, le verità per essere intese e capite devono essere ripetute, noi lo ripetiamo. Questa squadra ha delle manchevolezze dovute ad una campagna acquisti estiva non perfetta, e quelle manchevolezze... È un eufemismo non perfetto. Prego? È un eufemismo non perfetto. Fate voi. Quindi credo che certe sbavature sono state eliminate proprio dalla organizzazione voluta, dalla sagacia tattica di Eusebio Di Francesco. La trasferta di Livorno però sembra non essere il paradigma delle trasferte di quest'anno del Pescara. Grande compattezza a differenza delle altre volte, sì. Grande tenuta difensiva, reparti sì. Molto corti, però se dobbiamo trovare una pecca, che c'è stata, non è che la dobbiamo sì. trovare, c'è stata sì. il fatto di non aver chiuso la partita quando il Livorno era in ambasce, quando era doveroso farlo. Ma questo ti riporta all'idea di partenza di alcune sbavature che ci sono nella formazione. Mancano degli uomini nella fattispecie laddove non siamo stati capaci di concretizzare il doppio vantaggio, è perché in attacco non abbiamo il peso che dovremmo avere per fare un campionato di spessore. Il discorso va fatto perché c'è questa valutazione da fare, credo, Luciano, lo dico per chi ci ascolta ma soprattutto per i più giovani. Quando si valuta il discorso del Pescara e si valuta il suo campionato, bisogna avere come punto di riferimento le aspettative, le premesse e che cosa ci si aspetta da questo campionato. Se dobbiamo fare un campionato di permanenza in Serie B, il Pescara sta giocando, sta andando bene. Se invece i discorsi dovessero essere rivolti ad un piazzamento diverso, cioè con i play-off, allora bisogna rivedere un po' tutto, cioè gli errori fatti in estate bisogna annullarli con un ritorno corposo a gennaio. E per ritorno corposo non intendo acquistare 4 uomini, no, bastano 2 uomini, però che siano di grosso valore, che vengano a dare qualità e quantità e che servano veramente a fare il cambio di valori, non acquistare per acquistare. E siccome ho sentito anche alcune vostre interviste, che lavorate con molto impegno, anzi con l'occasione per farvi i complimenti, ho sentito alcune vostre interviste, soprattutto di alcuni dirigenti o di personaggi dell'entourage, quando vengono a dire che le cose vanno bene, dico di no, perché è vero che noi dobbiamo valutare da cronisti e non da tifosi, è pur anche vero che rendendoci conto delle difficoltà anche gestionali di questa società, però certi errori dovevano essere assolutamente evitati, perché abbiamo tanti giocatori che pesano sul bilancio della società che potevano non essere questi pesi morti e potevano essere gestiti in maniera diversa. Loro dicono che che non è stato possibile piazzarli. Io dico che non sono stati capaci di piazzarli, il che è diverso. Approfondiremo questo argomento anche perché abbiamo preparato delle grafiche proprio ad hoc sul mercato e tutto il resto, però prima di dare il doveroso spazio ai commenti, mi piacerebbe sapere anche l'opinione di Donato sulla trasferta di Livorno.
Avete detto bene voi, Pescara secondo me può perdere e vincere con chiunque, quindi dipende anche dalla qualità, dalla quantità di attenzione che mette in campo. Se Pescara mette in campo almeno il 90% dell'attenzione, secondo me può vincere con chiunque, però nel momento in cui scende di un filino quel 90% può perdere con chiunque, quindi però secondo me è stato un buon pareggio e potevamo fare di più sicuramente, poteva essere portata a casa la vittoria se le occasioni soprattutto di Soddimo fossero andate a buon segno. Io volevo un attimino solleticarvi in questa mia nuova veste di surrogatore di Luca Teseo su questa grafica che abbiamo preparato. È una dichiarazione di mister Di Francesco che dice: potevamo chiuderla ma non siamo stati cinici. Ecco, io adesso immagino che Gianni diventerà furioso nel leggere la parola cinico, che lui non condivide. Ma non condivido perché è una esibizione di frasi fatte che la gente impara, probabilmente il suono è accattivante e lo ripetono. Cinismo, il cinismo basta aprire un vocabolario per vedere che ha dei significati tutt'altro che quelli che vogliamo dargli nel calcio. Nel calcio non devi essere cinico, devi essere preciso, devi essere bravo e devi saper utilizzare i fondamentali se li hai nel tuo DNA calcistico. Il fatto è che ancora una volta dobbiamo dire la verità che in Serie B incontriamo giocatori che stoppano la palla ad inseguire e non lo stop a seguire. Gianni, la qualità veramente di questa Serie B, da come stiamo vedendo, non è eccelsa. Appunto, quindi tu vedi, ma del resto è anche la stessa classifica del campionato, laddove vedi sì, che ci sono tantissime squadre. Insomma, sì. Già dal Pescara in su tutti possono sperare di fare i playoff, il che sta a significare che il livello non è gratificante al massimo per gli esteti del calcio. Resta il fatto però che, per ritornare ai significati linguistici qui, si usa dire la mette dentro, cinismo, dobbiamo essere più cattivi. Cattivi che significa? Che devi prendere a calci nel sedere gli avversari? No, niente, ma insomma sono frasi di comodo che vengono dette per sentito dire. Il significato più vero è questo. Per esempio Soddimo è vero, è stato sfortunato in occasione del palo, però è anche vero che quando ha dovuto gestire un pallone se l'è fatto sfuggire, si è... come dite voi, con un'espressione molto simpatica, voi giù, si è incartato, no? Si è incartato. Si è incartato e quindi niente, lì non c'è cinismo che tenga. Lì è questione di fondamentali. Certo, poi ci possono essere degli alibi importanti, non so se in quel preciso punto il terreno fosse nelle sue migliori condizioni o che altro, ma poi è chiaro che un pallone ti arriva forse con un po' di velocità in più, oppure sei un po', oppure ti può arrivare uno sbaffo di luce per cui ti mette in condizione di non colpire bene la palla, ma resta il fatto che il cinismo non c'entra un tubo col calcio. Gianni, posso farti invece una domanda? Non pensi che gli attaccanti del Pescara arrivino sotto porta negli ultimi 30 metri, gli ultimi 25 metri, abbastanza, diciamo, tra virgolette, spompati, dato il lavoro che mister Di Francesco richiede? Quindi arrivano poco lucidi alla conclusione. Non è che lo richiede mister Di Francesco. Questo tipo di gioco viene preteso dalle caratteristiche di questi sì, attaccanti. Sono attaccanti rapidi ma non veloci, come abbiamo già detto in tante occasioni. Sono attaccanti dei normotipi, per cui non hanno le leve lunghe, e poi l'altezza è quella che è, e per cui loro devono arrivare sotto porta in zona tiro dopo un fraseggio serrato, cercando di far aprire le maglie della difesa avversaria. Sì. Non abbiamo un attaccante di peso che fisicamente apra le maglie difensive, quindi, o che faccia da torre, perché basterebbe avere un ragazzo in buone condizioni, noi ce l'abbiamo fisicamente, ma non è nella sua migliore espressione di vitalità calcistica, perché sennò sarebbe capace di spizzare, questo è un altro termine che si può usare correntemente nel calcio, spizzare il pallone per l'altra punta, per la seconda punta o per il centrocampista avanzato e sfruttare la situazione. Mi piacerebbe chiederti di Sansovini, ma lo farò tra poco, prima credo che Donato... Sì.
possa leggere qualche avete risposto un attimo anche prima, però Geltrude chiede: sono due punti persi o uno guadagnato a Livorno? Signor Gianni, ci dice qualche cosa di mercato o qualche notizia? Oh, la domanda è pertinente. È pertinente perché che ne dica qualche dirigente della Pescara Calcio, che mi pare che abbia usato l'espressione presto. Sì. È presto, sì. È un'espressione sballatissima, perché se è presto per lui vuol dire che non ha capito un tubo di questa necessità. Scusa Gianni, ecco qua la grafica. Abbiamo la grafica, di Lucchesi. Ah sì, siamo nelle riunioni preliminari, c'è tempo. Tempo per fare cosa? Per arrivare agli scarti? No, io credo che sia una frase anche questa interlocutoria, che lui probabilmente ha usato come schermo, se è quello che dice di essere o che altri dicono che sia, per i quali io ho qualche dubbio, però dovrebbe aver già iniziato i lavori non da oggi ma da un mese fa, i contatti per gli acquisti seri, per gli acquisti azzeccati si fanno in tempo utile, poi si va a firmare quando la legislazione calcistica ti consente di firmare i contratti, ma i contatti vengono presi molto molto prima che arrivino gli altri in definitiva. Ma io penso che comunque sia Delicare che Lucchesi stiano muovendo, ma credo proprio di sì, perché in definitiva se non l'avessero fatto sarebbero estremamente da condannare, sarebbero da colpevolizzare, perché non si può perdere del tempo. Io sono convinto che Delicare, che ha girato mezza Europa in quest'ultimo periodo, tant'è che ci sono dei ragazzi in prova che vengono anche dall'estero, quindi in definitiva credo che il Pescara i suoi contatti li abbia presi. Questo è Geltrude, mi hai detto il nickname? Sì, Geltrude. Mi chiede qualcosa sul mercato. È presto per noi cronisti dirlo, perché sennò dovremmo fare il gioco degli elenchi telefonici calcistici, no? Diciamo che ci sono tanti contatti, alcuni molto importanti, qualcuno forse potrebbe essere un sogno, sicuramente un sogno, un nome per tutti quel Kozač, che in definitiva credo che interessi ancora molto la sua squadra di appartenenza, ancorché faccia panchina a volte, ma è sempre una panchina da Serie A. Diciamo che, ecco, a me preme mettere in evidenza invece una cosa, spero in questo modo, signora, è una donna, sì, Geltrude, credo di sì. Signora Geltrude, posso dire questo, che in definitiva chi ha dato la smossa proprio a tutto l'ambiente è stato il patron, il presidente Giuseppe Adolfo De Cecco, quando qualche settimana fa, mentre gli altri parlavano cercavano di addormentare un po' tutto l'ambiente, ha detto: noi saremo presenti concretamente nel mercato di gennaio e gli acquisti li faremo. Tant'è che i frenatori di turno, che per molti mesi si sono fatti notare per essere i frenatori, hanno accolto l'idea del presidente, anche loro oggi dicono: saremo presenti al mercato in maniera concreta. Gianni, sui giornali si fanno tre nomi in particolare, ai quali io personalmente ancora credo poco, perché forse non sono nemmeno troppo idonei. Si parla di Pellicori, attualmente al Torino, di Martinetti del Sassuolo e Plasmati del Catania. Di questi tre, come tipologie di attaccante, chi preferiresti? Potessi scegliere tu. Nessuno dei tre. No. Okay. Tu Donato, chi preferiresti? Forse Plasmati. Quello che si avvicina un po' di più, ma forse Plasmati. Se volete vi leggo qualche altro messaggio. Sì, adesso la trasmissione la facciamo con loro e per loro. Quindi. Allora, Hermes, che ci segue comunque sempre, dice: per quanto riguarda il Pescara, il pareggio di sabato conferma quanto detto e ridetto fino ad oggi. Il salto di qualità ci sarebbe solo se si acquisterà un difensore o un attaccante di livello superiore. Bravo. Ieri sentivo in varie trasmissioni discutere sull'opportunità di avere stadi di proprietà e non più comunali. Visto il campo di patate in Chievo-Roma e il fatto che intorno al calcio ruotano centinaia di milioni di euro, sarebbe il caso di attuare questa svolta? Che ne pensi, Gianni? No? Ma per l'amore di Dio, sarebbe doveroso. Lo dicono tutti gli addetti ai lavori, però pare che la legislazione idonea al settore si sia fermata in qualche modo, perché quella che è
una crisi politica che c'è di fatto, ha bloccato un pochino tante cose, tra queste anche il dare via libera ad una legge specifica proprio per la costruzione degli stadi. Cioè, in definitiva, le società dovranno, questo è una condizio sine qua non, dovranno essere proprietari degli stadi di loro pertinenza, perché gli stadi di proprietà daranno la possibilità di fare dei ricavi diversi. Oggi come oggi l'unico vero ricavo per le nostre società calcistiche è la televisione. La televisione che li sta tritando, spalmando il campionato in un modo quasi osceno, tant'è che si gioca dal venerdì al lunedì, a qualsiasi ora oramai, manca proprio solo la partita dell'ora della messa, delle 10, l'ora canonica delle 10 del mattino, dopodiché la frittata è tutta completa. Scusami Gianni, già il Vaticano si è lamentato ampiamente di quella delle 12. Bisogna arrivare al punto che le società abbiano il loro stadio, uno stadio da vivere tutta la settimana, uno stadio in cui poter il tifoso che vuole battezzare il figlio e quindi fare la festa di battesimo o di cresima o di comunione, dice: io vado nel mio stadio, e va lì, trova il ristorante, trova il buffet, trova quant'altro, in modo da dare la possibilità alla società di avere dei ricavi che sono diversi da quelli del biglietto domenicale, da quelli della televisione. La televisione oggi come oggi copre il 75-80% delle spese delle società, dovrebbe arrivare come in Inghilterra e in altri paesi intorno al 25, massimo 30%, l'altro 70% le società dovranno essere in grado di procurarselo con le attività indotte dello stadio di proprietà. Mi sembra di capire che reputi applicabile questo schema di stadi di proprietà con tutto, centri commerciali e quant'altro intorno, non solo alle grandi società e alle grandi metropoli, ma anche alle realtà come quella di Pescara. Una città come quella di Pescara, tu immagina avere all'interno dello stadio un piccolo mercato, un piccolo supermercato, avere dei negozi specifici di articoli sportivi, avere un museo da poter vedere giornalmente pagando un ticket e mandandoci anche le scolaresche, per esempio, per vedere. Insomma, per esempio, tutti dicono che sono innamorati del Pescara, ma se dovessi andare a chiedere tu la storia del Pescara, molti non ti saprebbero dire perché. Molti pensano Pescara 1936, quindi c'è questo nel logo del Pescara, c'è scritto 1936, pensano che il Pescara sia nato nel 36. Pescara è nato molto prima, ha giocato i suoi campionati, perché a quella data? Basterebbe sapere che in quell'occasione il Pescara, che si chiamava Puritas, fu la prima società in Italia ad avere un nome commerciale nel logo proprio societario, chiuse per mancanza di soldi, poi dovettero ricominciare da capo, ricominciarono col 1936, ma prima del 36 Pescara ha avuto decenni di attività calcistica di buon livello, con ottimi giocatori e quant'altro, quindi sono cose che i giovani soprattutto non conoscono. Io mi diverto molte volte a leggere gli interventi che fanno sul vostro sito, no? E li senti che parlano del Pescara così come se fossero i conoscitori delle vere realtà, ma ti rendi conto che sono ragazzi che conoscono quello che hanno visto. E come tutti altri. E molte volte si ha la presunzione che quello che non si è visto non esiste, no? Invece no, noi siamo oggi una realtà che è figlia di tante realtà pregresse che molti non conoscono. Oppure basterebbe leggere uno dei tuoi libri che hai dedicato al Pescara. Non lo dico perché sennò già sto antipatico a molti colleghi che mi vogliono considerare un po'... c'è qualcuno che scherzosamente mi ha detto: ma Gianni, ma quando è che te ne vai in pensione? Io dico che fin quando reggi... Ma fin quando trovo tifosi che mi... così che mi gratifichino con la loro presenza, con la loro accettazione, qualcuno che mi scrive proprio direttamente sul mio sito, sulla mia email per dirmi e per chiedermi, vuol dire che sono e sarò presente, ci mancherebbe. Comunque Gianni, sei il primo giornalista di un certo livello che è nello strumento oramai da qualche mese, nello strumento del futuro. E questo ringrazio voi Gioia, perché per me questo è un mondo ignoto. Io mi sento un po' quasi come Cristoforo Colombo che andava cercando le Indie attraverso l'oceano, no?
Però devo dirti la verità che è un po' una componente della mia vita professionale perché io le ho passate tutte. Ho cominciato con la carta stampata quando si stampava con il piombo. Sono passato poi alla fase in offset. Poi ho fatto le mie prime esperienze radiofoniche. Non dimentichiamoci che ho avuto una delle prime radio qui, una delle prime, perché la prima in assoluto era quella di Radio Pescara di Appignani, poveretto che adesso non c'è più. E poi ho avuto le mie esperienze televisive, fatte un po' a diversi livelli, e poi l'agenzia giornalistica, e poi adesso per merito vostro La web television. sto sperimentando questa web television che mi rende davvero contento, soprattutto perché ho ritrovato nipoti sparsi in tutto il mondo, anche dal Canada e dal Venezuela, che mi hanno scritto, hanno riscoperto di avere un prozio, qui a Pescara attraverso il vostro web. Più in là parleremo di una chicca che ci ha regalato Gianni e che regalerà. Metaforicamente parlando a voi quando la presenteremo. Sì. Gianni, Donato, torniamo al calcio. a proposito Sì. del fatto che la tua nostra trasmissione è seguita, vado a continuare a leggerti i messaggi che arrivano perché ne sono veramente parecchi. Hermes finisce il messaggio di prima dicendo che Pescara, come è detto al TG di oggi, è tra le 20 città ideali in La città Italia. dello sport. Sì, speriamo, no, dice città vivibile in Italia tra le prime 20. Sì, però poi c'è anche la Sì, considerazione della città dello sport. speriamo porti fortuna anche alla Pescara Sportiva e diventi una delle 20 ideali di Serie A. Sì, Questo è un augurio che speriamo fa. bene. Germano Da Cuneo, che invece torna sulla partita di sabato Livorno. scorso, dice che l'arbitro di sabato, guida di Torre Annunziata, applicando una regola non scritta, cioè il buon senso, non se l'è sentita di condannare il Pescara alla sconfitta, assegnando il calcio di rigore al Livorno per il fallo di Ma mano. ti voglio dire, io quel fallo di mano l'ho rivisto in tante perché Sì. proprio c'ho la mia, come si dice, la mia curiosità proprio che mi viene dal fatto di essere prima di tutto un giornalista e poi tifoso del Pescara. Da tifoso avrei detto no. Però da giornalista, rivedendo quelle immagini, siccome una condizione importante perché si concede il fallo di rigore è la volontarietà, lì non mi pare che ci sia stata Sì, una vera infatti. volontarietà. Cioè, voglio dire, insomma, anche da cronista io avrei assolto l'arbitro in quella Infatti è occasione. Germano che dice che la mano comunque era attaccata al corpo e Sì, quindi. perciò dico, ma non c'era la Sì. volontarietà, insomma. In area di Mengoni ed espellendo Ariatti, che forse invece lui dice ci stava Quella l'espulsione, forse un sì. secondo Quella sì. cartellino giallo. Quella sì. Sì. Oh, parlando di Ariatti, mi permettete di fare un Sì. piccolo passo indietro? Certo. Noi abbiamo fatto una partita in casa, Porto Portogruaro. Gruaro, laddove Ariatti nel primo tempo ne ha combinate di cotte e di crude. E io faccio questa valutazione. Quanti alla fine del primo tempo hanno detto che Eusebio Di Francesco è stato, calcisticamente parlando, un cretino nel mettere Ariatti terzino, no? Lì si è visto il carattere dell'uomo e del tecnico. Ha insistito con Ariatti perché ha capito che aveva sbagliato. Probabilmente all'interno dello spogliatoio gli avrà detto anche quali fossero stati ed erano stati gli errori di posizione di Ariatti. Ariatti è rientrato in campo, spostandosi un pochino più in avanti, proiettandosi di più nella fase di costruzione offensiva del gioco ed è stato uno degli elementi determinanti per la realizzazione dei quattro gol, voglio dire, no? Che poi ci hanno consentito la vittoria. Allora, voglio dire, è vero che col senno di poi si possono risolvere tanti, tanti problemi, però è vero che bisogna riconoscere e dare, ecco, questa è la onestà intellettuale di chi fa critica calcistica, riconoscere a Eusebio Di Francesco il grande coraggio, ma soprattutto la grande capacità di capire che nonostante i gravi errori, Ariatti potesse essere utile nell'economia del gioco e che tanto è stato, è vero o no? Sì, Dobbiamo assolutamente sì. dargli atti, tant'è che poi nella successiva fase, non, quella di Livorno, non lo ha più utilizzato a terzino, ma anche lì ha avuto un atto di coraggio perché ha preso un ragazzetto come Capuano, te lo ha riconfermato. E Capuano per me credo che sia stata una, non so per voi, ma Assolutamente perché sì. noi qui poi lo capite da come parliamo, non è che ci prepariamo le trasmissioni, noi siamo persone adamantine che
esprimono i loro giudizi con tutta onestà, con tutta libertà, non ci prepariamo prima, io non so cosa pensa lui o cosa pensa il collega che sta sostituendo Luca Teseo, così ribadiamo il concetto di Sì. Luca Teseo che è assente per motivi di lavoro, e quindi in definitiva, Donato, dobbiamo dire la verità, no? Ah, sì, assolutamente sì, una sorpresa. È stata una sorpresa, ma anche questa è stata una, diciamo, Intuizione, sì. una intuizione di Eusebio Di Francesco, Però a no? proposito di terzini mi verrebbe da Io ti, chiederti. ho detto collega Donato, ma sanno tutti che Sì, sei un no, collega, lo sì, so. oramai tutti sanno che sei un giornalista a tutti gli effetti, anzi, ti faccio i miei complimenti perché Grazie, quando ciao. vedo arricchire la nostra pletora di giornalisti, i giovani, sono molto contento anche perché di cariatidi, me compreso, ne siamo tanti, e quindi è bene che arrivino queste forze nuove, questo sangue fresco, palpitante, a ridare vitalità anche al nostro corpo giornalistico. Ragazzi, io vi interrompo perché guarda, i messaggi sono arrivando veramente E parecchi. Di dai, Germano da collega. Cuneo che terminava la digressione di prima dicendo che sul fatto che l'arbitro non avesse concesso le due occasioni a sfavore del Pescara, cioè l'espulsione di Il rigore e Ariatti e il l'espulsione di rigore, Ariatti. sì. Quindi vuol dire che quest'anno in federazione hanno un po' più di rispetto per il Pescara, per il Non fronte. lo direi, caro amico da Cuneo, che poi è un ex calciatore delle Sì. giovanili qui a Pescara. Sì. E questo signore che vive a Cuneo, ma credo che se gli facciamo un prelievo di sangue è bianco-azzurro, ebbene c'è da dire che niente, è un arbitro onesto che ha arbitrato un po' all'inglese, no? Ha visto, ha lasciato correre un po' di cose e questa volta ci ha dato a favore, qualche altra volta ci potrà andare contro, ma io così come non dico bene all'arbitro quando ci aiuta, non gli dico nemmeno male quando il suo intervento ci è a sfavore, perché in definitiva diciamoci la verità, noi molte volte siamo qui, ci divertiamo in redazione a vedere le immagini di un'azione e lo spacchiamo in tanti segmenti e non riusciamo dopo un'ora a trovare la soluzione e pensate che l'arbitro deve fare in un lampo e mentre corre, mentre anche lui è un po' in debito ossigeno dei giocatori di Santavanti che in qualche modo gli coprono la visuale, insomma io credo che gli arbitri dovrebbero essere rispettati un pochino di più. Quindi la presenza ufficiale di Sebastiani in Lega, secondo te, non ha accresciuto No, il peso no, 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 specifico no, del ma Pescara nella guarda, Lazio? noi, ma per l'amor di Dio, noi abbiamo avuto nel passato, nella storia del Pescara, nei nostri presenti, faccio un nome per tutto, Scibiglia, beh, noi le fregature più brutte le abbiamo avute quando lui era in Lega, cioè, no, anzi, quando sei in Lega non ti aiutano per paura che dicano proprio perché stai in Lega ti vieni aiutato, no, no, quello è un fatto privato di Sebastiani, è un merito suo, è una sua carriera a livello di forza calcistica e finisce lì, ma non ti viene nulla, per l'amor di Dio, Donato, quindi decisi. l'anno Sì, scorso qualche arbitro prevenuto filo livornese, senza fare nomi, dice Germano da Cuneo, avrebbe applicato alla lettera il regolamento. Non ci sarebbe stato niente da ridire, ma solo da recriminare, ma secondo lui. sì, insomma, sì, quella valutazione del nostro amico da Sì. Cuneo va bene, però va bene anche quello che abbiamo detto noi in definitiva perché gli arbitri vanno presi per quello che sono, come un accidente necessario. Del resto, caro amico, la valutazione, lo dico non a, prendo lo spunto per dirlo a te, ma per dirlo soprattutto ai giovani. Tu puoi giocare anche con quattro giocatori in meno. Fin quando hai una squadra con 7 elementi in campo puoi giocare la tua partita, se non c'è l'arbitro non la giochi. Quindi è un accidente necessario. Vado con gli altri. Sì. Allora, Tommaso dice che oggi leggevo sul centro la scontata partenza di Ganci, è vero? Ganci è in fase di partenza sempre che trovino la squadra, la società che lo voglia. Ci sono dei contatti, questo ve lo posso confermare, sono dei contatti abbastanza seri. C'è una squadra di C1 che sta tentando il salto in B e vorrebbe Ganci, lo vorrebbe da subito. Diciamo anche il nome, E Spezia. vabbè, diciamolo nel nome Ma anche Spezia. perché in Serie C Ganci fa la differenza, in Ah Serie beh, sì, B senza dubbio. a Pescara purtroppo in questi primi diciamo 4-5 mesi di campionato non ha inciso come l'anno scorso. E poi ci sono anche altre problematiche, a mio avviso, che possono incidere su un'eventuale partenza di Ganci, che oramai sembra probabile, comunque possibile.
il fatto che Sansovini è blindato da un ingaggio anche abbastanza oneroso, da Senza un dubbio, grande quindi contratto. Sansovini rimane per forza No, ma e anche Gaggi e perché. Sansovini certe volte si danno fastidio l'un l'altro, No, insomma. ma anche perché diciamo che nonostante i problemi e tutto quanto, Sansovini ha comunque firmato 5 dei gol del Pescara, Esatto. il capocannoniere del Pescara. Senza Pescara dubbio. non è un fulmine di guerra sotto rete, quindi. Sansovini con una vera punta a fianco potrebbe davvero fare la sua e la nostra felicità. Vado a leggervi gli altri commenti. Sì. Bubuel che dice buonasera Guagliù, purtroppo Lucidri mi dà da fa e non sempre riesce a seguire. Che lui È un è padre. diventato papà da poco, sì. Auguri, auguri. Augurissimi. Abbiamo quindi un altro tifoso in più, insomma. Va bene, auguri a te e a tua moglie. Innanzitutto mi preme precisare che sono in totale disaccordo con Germano da Cuneo per quanto riguarda i provvedimenti che l'arbitro giustamente non ha adottato. Sì. Detto ciò, vorrei soprattutto puntare l'attenzione al fatto che per me non è stato un punto guadagnato, ma due punti persi. Ci sta l'aspetto positivo del punto fuori casa a Livorno, ma è pur vero che la partita si doveva vincere ed è mancato un pizzico di coraggio. Questa non è una critica, ma vuole soltanto essere uno stimolo in più a rendersi conto delle proprie potenzialità. Non si può Sì. sempre galano tempo all'avversario di turno. Un Questo è vero. saluto ai fratelli vicentini che andremo Questo è vero, però a abbracciare sabato. facciamo un piccolo passo indietro. Piccolo passo indietro. Quanti avrebbero sottoscritto il pareggio a Livorno alla vigilia? Però è pur anche vero che se la partita ti si mette in una condizione per la quale la puoi vincere, devi fare di tutto per vincerla. Però, è vero che nel primo tempo il Livorno non era il Livorno, però è pur anche vero che nel secondo tempo era un altro tipo di squadra e potevamo correre il rischio anche di perderla quella partita. E quindi io dico che facendo tutti i debiti, i dosaggi, proprio con il bilancino del farmacista, per me va bene quel pareggio. Scusami Gianni, ma io invece sono più in Dissento. linea, sì, Sì. dissento con te, sono più in linea con Bubuel, Sì. perché a differenza delle altre volte, ecco, in questo non concordo con Bubuel, non Sì. credo che si sia regalato un tempo all'altra squadra. No. Il Livorno, secondo me, non ha fatto nulla per poter raddrizzare la partita. Nell'unica vera occasione che ha creato, una disattenzione Sì. difensiva nostra, ha bucato la rete, di Pinna, Oddio, è perché stato un bel gol, anche l'azione è stata molto bella, molto ben congegnata, diciamo questo. Quella era una classica partita 0-0. sì, probabilmente sì, anche se tolto l'exploit iniziale di Pagano, al quale ha risposto benissimo Pinna, poi il Pescara ha avuto più di un'occasione dopo il suo vantaggio per raddrizzare, l'abbiamo citata prima, Sì. due volte con Soddimo, al di là del palo. Ma forse sono state quelle due occasioni di Soddimo che fanno dire al tifoso abbiamo perso 2 punti. Però se tu analizzi tutta la partita, nei suoi 90 minuti più il recupero, insomma c'era un equilibrio Sì. Grande particolare per cui io credo che insomma. equilibrio, però Pinna Sì, molto non impegnato, sinceramente non l'ho visto. Non l'ho visto. ha. Per questo anch'io ho un po' l'amaro in No. No, bocca una dei due parata punti persi. sola Sì. su Pagano, Sì, ma era secondo me. ancora Comunque, sullo ragazzi, 0-0. sì. Diciamoci la verità. Un punto al Livorno mi sta bene. Il Pescara non deve perdere i punti in casa. Il Pescara non deve regalare partite. Quella mi sta ancora sullo stomaco e con i tanti digestivi che prendo non riesco ancora a digerirlo. La sconfitta con l'Ascoli, quella non devi subire. Quella col Così Modena. come quella col Modena. Quindi, per esempio, io dico, sabato prossimo viene il Vicenza. Perfetto. Pescara, Vicenza, nessuna differenza, quello che volete. È il gemellaggio più vecchio di tutta la storia, mi pare, calcistica, Sì, perché data dal 77. 77-78, mi pare di ricordare. Quindi è un bellissimo gemellaggio. Mi ricordo che fu la prima mia radiocronaca, perché vincemmo lì, no? C'era il Vicenza che Sì. era il Sì. primo in classifica, C'erano mi 3.000 pare. pescaresi a Vicenza. Sì, primo in classifica, tutto quanto. Io allora avevo Peppe De Cecco, che era il nostro amministratore della radio 7G7, e mi mandò a Vicenza e facemmo la prima radiocronaca in diretta, e fu un successone, e poi successone anche perché segnammo quel bel gol. Poi ci fu quel gol che partì da Gianni, ma metà poi campo. Dimmi. quell'anno il Pescara andò in Serie A, no? Sì, Da quel. andammo in Serie A tutte e due, mi Ah. ricordo, sì. L'Ane Vicenza. Rossi si chiamava L'Ane ancora Rossi, all'epoca. Vicenza e Pescara andarono tutte e due in serie. Da lì nasce questo gemellaggio. Allora dicevo, e per completare il pensiero,
Sì, gemellaggio, fratelli, andiamo a mangiare il pesce insieme, a tre punti lasciateli belli tranquilli, insomma. Gianni, ti chiedo, magari chiedo Sì. anche l'ausilio di Donato per la grafica di Sì. Mengoni che è stata preparata. Il bottino fatto da Pescara sino adesso è giusto? Rispecchia il reale valore della squadra? Si può ambire a qualcosa? Allora, Si poteva ambire a qualcosa facendo qualche punto in più? stammi a sentire. Che i ragazzi Mengoni in primis dicano playoff non ci pensiamo proprio, fanno bene a non pensarci per non avere degli appesantimenti di testa, anche perché poi adesso mi faccio dei nemici gratuitamente. Non è che i cervelli di questi ragazzi siano estremamente brillanti, quindi mettergli dei pesi addosso significherebbe metterli in ambasce, in grosse preoccupazioni. C'era un allenatore che è scomparso qualche anno fa che diceva: voi ragazzi calciatori dovete stare tre passi indietro rispetto a me, perché io ho i microtraumi al cervello per i libri letti, voi avete i microtraumi al cervello per le pallonate prese col pendolo, non è che brillino molto, quindi fanno bene a non pensarci. Però se analizzi il campionato, se analizzi le situazioni, ecco perché io dico che i discorsi vanno fatti sempre ad abbio raggio e non segmento per segmento, perché sennò ti inguastisce lo sangue, come diciamo noi qui a Pescara. E allora diciamo che siamo in una ottima posizione interlocutoria, cioè il Pescara di oggi, con la sua classifica, è in condizione di poter ambire ai playoff sempre che la squadra mantenga quello che diceva prima il nostro collega Donato, la determinazione e l'impegno per tutta la gara e per tutte le gare successive senza cali di tensione. Perché questo? Perché il Pescara oggi come oggi, solo se gioca al meglio delle sue possibilità e con tutti gli elementi, può vincere qualsiasi partita. Se poco poco scende un po' la tensione, è fregato. Ed ecco perché ci vorrebbero due pedine importanti anche per dare la possibilità a qualcuno di tirare un po' il fiato. Sì, ma dico, i punti che abbiamo rispecchiano il reale valore, abbiamo raccolto più punti di quanto la nostra rosa ci dovrebbe sulla carta consentire Ma o di dico che meno? forse ci mancano un paio di punti, due o tre punti, non di più. Eh Ecco, due, tre beh, punti tre però. punti Ebbene staremmo molto in alto. Però sì. io credo che nella economia delle partite giocate finora a Pescara manchino un tre punti. Potrebbero essere tre punti di Ascoli, per Con l'Ascoli. Donato, qualche altro contributo? Sì, Germano che è d'accordo con Gianni sul fatto che il punto insperato strappato a Livorno, che con più accortezza potevano essere tre, sarà molto utile al Pescara alla fine del campionato per l'obiettivo che si era prefisso. In primis la salvezza o un tranquillo campionato di transizione. Poi lui si lascia Però se la andare. campagna acquisti, come si chiama questo nickname? Germano da Cuneo. Germano, se però il Pescara farà una buona campagna acquisti a gennaio, potremmo anche fare qualcosa di più e di meglio. Data anche la qualità che Sì, vediamo in Serie B, cioè non la quindi. promozione, ma i playoff sì, tu te li giochi, Anche perché poi sono una lotteria, va poi lascia affronato. far Dio che è un Ah. santo vecchio, è Lui vecchio, dice: scusa, saggio. Faccio una critica all'allenatore Di Francesco perché secondo Chi è il mio, questo? sempre lui Ah, che sì. continua, secondo il mio punto di vista, indovina tante volte i cambi quando non perde, ma spesse volte sbaglia i tempi per farli. Sabato avrebbe dovuto all'inizio del secondo tempo già sostituire Ariatti a rischio espulsione con il fresco Bonanni che col suo gioco più offensivo, con qualche sua punizione, poteva risolvere la partita. Inoltre. D'accordo, d'accordo, Sì, finisco d'accordo. Gianni così poi Sì. rispondi. Inoltre, sempre all'inizio del secondo tempo avrebbe dovuto sostituire l'inutile Maratoneta Sansovini, non Verratti, con Verratti e metterlo alle spalle della punta avanzata Soddimo. In seguito Di Francesco ha fatto tutto ciò con colpevole ritardo, sperando che mi legga per non commettere più simili leggerezze, perché le partite non terminano sempre come a Livorno, a ciuffoli e tamburille. Gianni, visto che sei un giornalista che non segue la flotta, cosa mi puoi dire in proposito con la tua obiettività? Hai ragione. Ecco, ha risposto in maniera Telegraficamente, no? telegrafica, sì. Io invece sulla tempistica concordo, spesso ha fatto cambi giusti, secondo me, il mister, però troppo in là nello svolgimento cronologico della Allora, partita. Su io Ariatti concordo in sì. pieno, Soddimo sappiamo che è uscito per crampi, quindi magari sostituire Sansovini prima poteva creare Allora, qualche problema. io spezzo ancora una lancia in favore di Eusebio Di Francesco, in questi termini. Che Eusebio Di Francesco
abbia fatto degli errori e che continuerà a farli, ne sono consapevole. Ma dobbiamo essere tutti consapevoli che questa è la vera prima esperienza impegnativa da allenatore di Eusebio Di Francesco. Data l'età e data la relativa esperienza, sta facendo un bel campionato. Voglio dirvi, diamogli tempo di crescere, cioè quando un allenatore è così, mi fanno gli errori gli Ancelotti, i Mancini, lo stesso Mourinho, che io considero uno dei grandi in questi ultimi anni, fanno degli errori, viva Dio, non li può fare Eusebio Di Francesco. Diamogli tempo di crescere. Io credo che, così come ogni tanto ci scappa il campioncino a Pescara, tipo Verratti, tipo come potrebbe essere Capuano. Questo Capuano, diciamo che un augurio che facciamo a Capuano, potrebbe uscire fuori un allenatore di casa nostra importante, perché Allegri, che sta facendo faville con il Milan, sì, ha giocato molto con il Pescara, ma non è il pescarese, invece Eusebio è un nostro elemento che insomma, ci farebbe piacere avere un allenatore tutto pescarese. Oh, ti faccio questa domanda, che è un giochino che va di moda su una televisione nazionale prestigiosissima. Con Di Francesco, cioè con un altro allenatore al posto di Di Francesco, il Pescara avrebbe gli stessi punti, meno punti o più punti? Io credo qualche punto in meno. Concordo anch'io. Tu, Donato? Sì, anche se è poi difficile dirlo, ma così è un giochino, quindi così a pelle tu dici, è una sensazione. Come sensazione, sì, ti dico che forse, perché io ho detto, e lo ribadisco e con molta onestà, e chi, come ha detto prima quel signore, io non seguo la flotta, quindi tutto mi si può rimproverare, ma fuorché di essere aggreppiato a qualche carro, io Di Francesco non lo incontro mai, figurati, credo di essere l'unico giornalista che non va alle cene, non va ai caffè freddi, ai buffet della Pescara Calcio, quindi io seguo il mio lavoro e basta. Ebbene, io ho detto spesso che Di Francesco quest'anno è stato il valore aggiunto del Pescara. Io volevo chiedere ad entrambi, visto che in questa puntata abbiamo parlato spesso e volentieri di terzini, sia Riatti, sì, allora Capuano, con il rientro di Petterini, rischia di bruciarsi, rischia di giocare quando Petterini, così poi mi date entrambi una risposta più completa. Sì. Mazzotta invece è oramai perso la causa. Mazzotta credo che all'80% sia in fase di partenza, quindi detto, a meno che non trovi una società che lo voglia, ma credo che, essendo giovane, poi essendo nelle mire anche della nazionale, laddove non fa il terzino però ma fa il mediano, quindi in definitiva o il mediano, l'esterno, insomma, di centrocampo, quindi Mazzotta credo che lo perderemo. Però io ti dico, guarda, questo Pescara ha delle grosse realtà, come realtà ti parlo di una coppia, per esempio Zannon Gessa. Hanno fatto una coppia eccezionale, quindi quando giocano insieme su quella fascia destra non ci sono problemi. Un'altra coppia è Mengoni Olivi. Peccato che non sempre riescano a giocare insieme, però Mengoni anche a Livorno ha dimostrato di essere in ottima e splendida forma, che cresce. Migliore in campo al di là del gol. Cresce, quindi sta diventando davvero un elemento importante, però abbiamo questa coppia, Mengoni e Olivi. Un'altra coppia è quella che mi viene da Petterini con, potrebbe essere Bonanni. Potrebbe essere qualcun altro, adesso non facciamo noi, perché sennò creiamo delle gerarchie che sono antipatiche, perché la forza di questo Pescara non viene tanto dai singoli quanto dal coacervo, dal complesso, capito? Però dobbiamo dire che questi gruppi si sono formati. Chi li ha formati? Eusebio Di Francesco. No, per quanto riguarda Mazzotta, io sono d'accordo con Gianni e credo che il taglio a gennaio non è che sia evitabile, però ci siamo vicini. Poi no, ci siamo molto vicini. Posso dire che siamo molto vicini alla cessione. Rispedirà al mittente Mazzotta a Lecce, poi aspetterà a Lecce a trovargli una sistemazione. Credo che gli abbiano già trovato una collocazione. Quindi se hanno già trovato la collocazione, credo che... Per quanto riguarda Capuano, uno di quei giocatori dei quali tra qualche anno ci pentiremo di aver rispedito. Ne abbiamo... E Bagua. Sì. Sì, può essere, però sai il fatto che nella gestione attuale tu hai bisogno di cedere per poter acquistare, quindi
il male minore, voglio dirti, no? Per quanto riguarda Capuano, invece, credo che lui abbia, il ragazzo abbia totalmente una vocazione difensiva. Lui nasce difensore centrale. È centrale, sì, e però quindi, sa giocare bene, sì, anche dall'esterno. Forse in trasferta potrebbe dare. Ma vedi, dà la giusta, Donato, sì. Perdonami, dà la giusta alternativa a Petterino. Che dobbiamo arrivare. Ma secondo me è una grande alternativa al centro. Io l'ho visto giocare in primavera, secondo me. E già più avanti, nonostante l'età, sia di Alcibiade sia di Sembroni, a mio avviso. Poi sì. E quindi uno tra Alcibiade e Sembroni potrebbe finire veramente sul mercato. Sì, ma sì, credo che uno dei due sia già sul mercato. Se la Juventus mette il veto su Alcibiade, che comunque deve restare a Pescara, Sembroni può andare a fare anche un campionato di Serie C in prestito. Quindi penso che uno dei due debba partire o possa partire. Credo che anche potrebbe giovarli. Hai altri interventi? Dice Maximilian 76 che dice solito biscotto Pescara Vicenza 1-1 come al solito. non lo so, io vorrei non vi dico la verità, ragazzi, io vivo nel mondo del calcio da 50 anni, ho seguito squadre importanti di Serie A quando ero l'inviato del Messaggero e ne ho viste di tutti i colori. Tant'è vero che oggi come oggi comincio a credere che il calcio vero lo abbiamo noi nel cuore, ma non nella realtà del rettangolo di gioco. Eppure tra i biscotti di Pescara Vicenza io me ne aspettavo uno in epoca Rumignani, quando ci servivano come il pane determinati punti che proprio il Vicenza in casa ci tolse. Quindi magari biscotti. Ma i biscotti poi è difficile cuocerli se il forno non è alla temperatura giusta, quindi insomma bisogna stare attenti. Ragazzi, siamo arrivati a 10 minuti alla fine. Sì, è volata. Avevate delle cose da ricordare? Niente, volevamo volevamo presentare l'ultima fatica letteraria di Gianni, che questa volta lascia. Lo possiamo far vedere? Si vede bene. Si vede. Allora, Le stagioni della mia vita è un romanzo, naturalmente. Sono le quattro stagioni della vita, naturalmente. L'ultima stagione non l'ho chiamata inverno, l'ho chiamata inverno è oltre, perché in definitiva deve durare ancora un po', anche perché poi c'è sempre un oltre nella vita a seconda delle credenze religiose che ognuno si porta dietro. Per reperirlo come... Beh, io questa volta, siccome siamo in clima natalizio, invece di mettermi in mezzo a tanti libri, forse anche, no forse, togliamo forse, più importanti del mio nelle librerie, quindi sarebbe disperso. Io faccio una cosa: chiunque volesse avere copia di questo libro non deve far altro che mandarmi una richiesta via email info@giannilussoso.it. Io vi mando il libro a casa senza ulteriori spese, tranquillo, e quindi va bene così. Gianni, ma in questo romanzo c'è tutto. C'è tutta la mia esperienza di vita, che quindi parlo di amore, parlo di sesso, parlo di giornalismo, parlo di calcio, parlo di cadute, di risalite, di rinascite, di morti professionali, parlo di come l'amore sia importante nella vita, ma di come a volte, e quella è la parte conclusiva del libro, forse la vera vita noi la troviamo laddove riusciamo a riscoprire Cristo nella nostra vita. Ma nelle stagioni della tua vita, quanto Pescara c'è stato? Non mi rispondere tanto, ti prego, perché... No, diciamo che sono stato un po' un cittadino del mondo. Io ho viaggiato molto, ho vissuto molto, anche all'estero per motivi sempre professionali. E poi anche nello stesso Abruzzo io ho vissuto delle belle realtà ad Aquila, a Teramo, e quindi, ma ad Aquila soprattutto, dove conto degli amici fraterni, molti dei quali li ho persi con il terremoto di quel maledetto, lasciamo perdere, anche perché lì ad Aquila ho ancora una figlia con dei nipoti, quindi l'Aquila è nel mio cuore, come credo sia ancora nel cuore di molti pescaresi. Pescara è la mia città, sono nato a Pescara, sono nato calcisticamente a Rampigna, ero il portiere della Tiburfuoco, e quindi vabbè, Pescara è Pescara. Allora, torniamo al calcio, perché noto un velo di commozione in queste parole, e torniamo agli argomenti più... più attuale, per gli ultimissimi minuti di trasmissione. Sarà l'ultima partita del 2010 allo Stadio Adriatico, lasciando la stretta attualità.
è stato un 2010 comunque importante per questo Pescara. Beh, ma dico importantissimo perché siamo partiti con intanto con la riscoperta di una tifoseria splendida. Lasciatemelo dire, perché io che con la tifoseria organizzata non ho avuto sempre vita facile, nel senso che sono stato sempre attento, critico verso i loro atteggiamenti e spesso mi hanno rimproverato questa mia... io la chiamo onestà intellettuale, però hanno riconosciuto che pur non potendomi amare hanno dovuto rispettarmi, perché poi hanno riconosciuto che le cose che dicevo alla fine erano quelle, insomma. E allora... Anche perché, scusami Gianni, quando si critica in modo costruttivo, esatto, e non contro. Esatto. E quando io adesso dico che abbiamo riscoperto una tifoseria splendida, che ha salvato il Pescara, diciamoci la verità, perché questa tifoseria, credo che il collega sia d'accordo, anche tu sei un giovane che assolutamente vive molto la realtà della curva, assolutamente sì. E devo dire la verità, loro hanno salvato il Pescara, perché loro non hanno permesso ai faccendieri di rimettere piede dentro un certo ufficio a Piazza Sant'Andrea, giusto per qualificare anche logisticamente il luogo, sotto una pioggia che era battente, sì, sì, sì. E quei ragazzi, i mercenari, li hanno tenuti fuori, hanno consentito che si potesse rifare una società. Abbiamo ritrovato un presidente di una generosità e soprattutto di un entusiasmo particolare, e credo che avrebbero fatto un grossissimo errore nel sostituirlo in corso d'opera. Si parlava di una sostituzione di Peppe De Cecco, che poi per fortuna è tutto rientrato. Adesso se lo faranno o meno a fine campionato sarà un normale evolversi delle cose, ma cambiare De Cecco in corso di campionato sarebbe significata una bocciatura che non meritava, perché del resto, così come era il titolo di una delle mie ultime fatiche calcistiche, il libro sul diario biancazzurro, dicevo la rinascita voluta da Peppe De Cecco. Nessuno può contestare che sia stata lui l'anima propulsiva di questa rinascita per Pescara. Che adesso poi nella vita ci siano delle possibili sostituzioni, che vengano, ma insomma prima di sostituire create le alternative giuste. Donato, volevo dire che, come dice bene il libro di Gianni, questo 2010 può essere consegnato agli archivi come veramente l'anno della rinascita, quello sì, della promozione. Donato, quindi... hai perfettamente ragione, caro amico e collega. Visto che siamo addirittura d'arrivo e sì. Io volevo ricordare due nostre iniziative. La prima è quella del Natale Biancazzurro. Diciamo che in redazione stiamo attivandoci, ecco, per queste iniziative natalizie, quindi potete inviarci alla nostra email redazione@forzapescara.tv i vostri auguri di Natale in video, fatti col cellulare, con la videocamera e quant'altro. Noi li monteremo in una clip che poi sarà visualizzabile sul sito. Potrete mandare gli auguri, che so, all'estero oppure a Pescara, oppure scambiarveli fra di voi, insomma un modo carino per tramandare e ritrasmettere sempre e comunque, anche sotto Natale, la vostra passione. La seconda è quella delle cartoline invece natalizie. Entrando sul nostro sito potrete trovare una cartolina virtuale da mandare via email ai vostri contatti, che so, tifosi come voi del Pescara, e fare una sorpresa gradita. Specifica che ovviamente entrambe le iniziative sono gratuite, perché qualcuno mi ha chiesto sì, ma c'è un costo? No, 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 assolutamente, nessun ovviamente costo. No. No, nessun costo. Io rimango strabiliato, certo che questi mezzi tecnici, io mi trovo come un analfabeta e così rimango allibito. Certo, beati voi. Che Gianni, abbiamo strappato questa realtà è splendida. Gianni, abbiamo strappato anche a te la nostra richiesta di fare gli auguri, no? Li farò con tutto il cuore e con molto piacere. Ecco. E allora, visto che siamo arrivati, credo che abbiamo detto rientrato un po' anche al cielo. Vale, salutiamo, ti saluta Germano da Cuneo dicendo: Gianni, portiere Tibur Fuoco con una smagliante maglia verde. È vero. Ciao Germano. Germano era un bel giocatorino, me lo ricordo, era un bel giocatorino.
Gianni, prima dei saluti finali, pronostico secco, Pescara Vicenza. No, non me li far fare, io sono io ci quello, provo sempre, io Deus. Sono quello del, come dice qualcuno che non ha capito un tubo del lavoro giornalistico, dice ma voi parlate dopo, perché vuoi che parli prima? E prima parlano i maghi, prima parlano i veggenti, i profeti, il giornalista racconta i fatti, però questo è il segreto, deve farlo con coscienza e con intelligenza e con bravura se ce l'ha. Questo è il nostro lavoro, raccontare i fatti e senza metterci del proprio per partito preso. Allora, ricordiamo che avete già disponibile la video intervista di Francesco, avrete a breve le video interviste a Soddimo, Capuano e Mengoni e l'attesissimo ritorno di Parola di Tifoso, dove Benedetta Zappacosta è andata in giro per la città a chiedere opinioni su Pescara. Un'altra collega. Ebbene sì. Un'altra collega. Bella, bella. Chiudiamo con... C'è qualcuno imbarazzato di dietro. Un saluto particolare a Emilio che... Grande Emilio. Biancazzurro di Milano, con cui avete trascorso un pomeriggio di venerdì, no? Giovedì, sì, venerdì. Venerdì scorso, che so che siete stati a Milano, poi... Sì, siamo stati a Milano, io e Dalceo, in rappresentanza, sì. In delegazione di Forza Pescara.tv al... Gianni, questo lo sapevo. Avete avuto un grosso successo, come no? So che sono la quinta realtà in campo nazionale, che non è poco. Sì, è stata una piacevole esperienza, poi il pomeriggio l'abbiamo trascorso con uno dei tanti esiliati pescaresi a Milano. A Milano, e quindi ci faceva piacere salutarlo. Come fa piacere salutare e ringraziare te Gianni, che grazie a voi ragazzi. Ogni settimana ci onori della tua professionalità e competenza. Grazie a voi ragazzi. L'appuntamento nostro è per giovedì con il prepartita di Pescara Vicenza. Pescara Vicenza, salutiamo Mauro Di Matteo e Luca Teseo assenti quest'oggi e ringraziamo e salutiamo Alceo Donati e Donato Giampietro. Buonasera a tutti. Ciao.